da questa prospettiva forse bisogna dire anche un'altra cosa, cioè il valore militare della presenza di questi europei. Dovete sapere che tutte le conquiste attuate dallo Stato Sikh già erano fatte prima dell'arrivo degli europei. Dunque questi europei avevano un'altra funzione, e la funzione che avevano era che loro erano una nuova elite, una nuova classe dirigente che era leale solo al sovrano. Il sovrano, attraverso la loro presenza, cercava di creare, di sganciarsi, se vogliamo, dall'influenza dei vari gruppi che esistevano nel paese. Era un modo come asserire l'autorità del sovrano, come Ranjit Singh doveva diventare effettivamente re. E da questo punto di vista essi erano obbligati ad avere un comportamento da elite. Dovevano osservare i comportamenti di una classe dirigente ricca, avevano un seguito quando uscivano, dovevano vestire in un modo sontuoso, avevano delle case bellissime, avevano un harem, perché tutti i nobili, tutta la classe dirigente, e l'esempio era stata sempre la classe dirigente mogol, dovevano comportarsi in questo modo. Ed era un modo anche come utilizzare o spendere le risorse che lo Stato dava a questi avventurieri, perché avevano sì uno stipendio diretto, ma avevano anche stipendi indiretti attraverso quelli che venivano chiamati jagirs. Dunque è in questo contesto che lo troveremo alla fine in una situazione che lo porterà a giocare un ruolo in quello che è stato chiamato il grande gioco, the great game, cioè sapete benissimo che è quella frase che indica quel rapporto geopolitico tra Asia centrale e subcontinente indiano, dove è stato sempre visto come una lotta tra russi e britannici che si confrontavano appunto su questo famoso passo che si chiama il Khyber Pass. Dunque, con la conquista... No, un'altra cosa forse mi preme dire, e qui non sono d'accordo nemmeno con l'amico Singh, cioè questa presenza militare non è stata mai vista dagli inglesi come una potenza che potesse mettere in pericolo il ruolo inglese in India. Ma era chi ha pensato che queste armate Sikh potessero arrivare a Calcutta ha fatto male i conti. Il governo, lo Stato inglese, lo Stato coloniale Sikh, lo Stato coloniale inglese in India era potentissimo. Dunque il ruolo che loro avevano assegnato a questa forza militare, a questo Stato, era stato quello di uno Stato cuscinetto tra l'Asia centrale è il dominio britannico. Dunque tollerarono anche in questo periodo, del periodo pre-guerra afghana, tollerarono che lo Stato Sikh si estendesse fino a Peshawar, e qui fu mandato Amitabila ad esercitare quel ruolo che abbiamo visto, sia come giudice che come amministratore. Creò un bazar nuovo che fino a recentemente è stato chiamato la Piccadilly dell'Asia centrale. Dunque ha avuto un ruolo anche dal punto di vista di ristrutturazione della città importantissimo, però il suo ruolo chiave avviene con la prima guerra afghana. Da allora siamo ancora in Afghanistan. Gli inglesi decisero di mettere sul trono afghano un loro candidato, che era, guarda caso, era in esilio nei loro territori. Dunque decisero di invadere l'Afghanistan attraverso due strade: una attraverso il Sindh è la regione del Pakistan
diciamo così, meridionale, la parte meridionale dove scorre l'Indo, che confina appunto con l'Afghanistan. E dunque attraverso Kandahar, arrivare a Kandahar e raggiungere Kabul. L'altra armata doveva passare per Peshawar, dove c'era il nostro generale. Guardate che la corruzione non è un fenomeno italiano, non è un fenomeno indiano, sapete, se seguite la televisione adesso c'è tutto un casino in Delhi perché un signore sta lottando contro la corruzione. Il generale ha approfittato della presenza, dell'esigenza dell'armata britannica a Peshawar per avere delle bustarelle, per avere, che erano accreditate a Londra. Però la cosa che bisogna tenere presente è che tutte le transizioni che lui ha avuto con gli inglesi, tutti i fornimenti che ha fatto agli inglesi sono stati fatti su indicazione della corte. Che lui ci abbia guadagnato è una cosa, che ci sia stato tradimento, no. Nel frattempo la prima armata che attraverso il Sindh è arrivata a Kabul è riuscita a conquistare Kabul. In questo momento gli inglesi hanno iniziato a cambiare strategia politica. Per loro il ruolo dello Stato Sikh era ormai quasi superato e hanno iniziato a pensare di restituire Lahore a Peshawar all'Afghanistan. Il generale Amitabh si è opposto con tutte le sue forze, nonostante che prendeva le busterelle, si è opposto a questo cambio di politica. In ogni modo, e questa è una lezione forse anche per il presente, un'insurrezione afghana trucidò tutta l'armata inglese in Afghanistan e i pochi superstiti attraverso il Khyber arrivarono da abitabile. E lui riuscì a sostenere, a dare il sostegno necessario. Nel frattempo era morto Ranjit Singh e Amitabh era consapevole che con la morte del sovrano lo Stato Sikh era ormai al collasso e cercava in tutti i modi di andarsene. In ogni modo lui riuscì, o fu forzato sia dai Sikh che dagli inglesi a rimanere, e riuscì a rimanere finché si conquistò, diciamo, il Khyber. In conclusione, una piccola conclusione di natura un po' più ideologica, diciamo. Io quando ho scritto l'articolo su Amitabh, il mio articolo è venato un po' da una certa consapevolezza che la figura di Amitabh era una figura anacronistica, nel senso che il futuro, e negli anni Ottanta, siamo ancora negli anni Ottanta, io pensavo che lui, rispetto alla modernità coloniale portata dagli inglesi, lui era una figura anacronistica, superata, perché negli anni Ottanta quel tipo di visione ideologica era ancora dominante. Ma voi sapete benissimo che negli ultimi due decenni del secolo breve i nostri paradigmi culturali sono stati totalmente sconvolti. Quello che adesso sembra, diciamo così, transitorio è proprio quella modernità coloniale. Cioè la figura di Amitabh come una figura che crea interconnessioni fra le varie culture, che crea ponti, che crea rapporti, è una figura di oggi, non c'è bisogno della Cina con il suo peso, è una figura che noi vediamo tutti i giorni nelle nostre strade, nei nostri treni, dappertutto. Dunque, la figura di Amitabh può essere, secondo me, una figura più importante nella sua realtà storica, nel suo peso storico,
per Agerola che non quella leggenda fuorviante. E se ho sentito una ventilata ipotesi di creare intorno a questa figura un museo o un centro di studi per rapporto Oriente-Occidente, secondo me è un'ottima occasione e io penso che va incoraggiato tutto l'attivismo del sindaco, della sua giunta, eccetera, eccetera, per realizzare questo progetto. Grazie.